Lo sapevi che l'acronimo Special per le regole per la creazione del personaggio in Fallout è nato per caso? Ai tempi dello sviluppo dell'originale Fallout, lo sviluppatore Tim Kaine aveva avuto l'idea di basare l'intero gioco sul sistema di regolamento del gioco di ruolo GURPS, Generic Universal Role-Playing System, poiché era un sistema che apprezzava parecchio e su cui giocava settimanalmente coi suoi amici. Purtroppo Steve Jackson, il creatore di questo sistema di gioco, ritenne Fallout un gioco troppo violento per i suoi gusti e quindi non riuscirono mai ad arrivare ad un compromesso che permettesse l'utilizzo di questo sistema di regolamento e alla fine la licenza non gli venne fornita. Avendo l'urgenza di trovare un nuovo sistema su cui basare il gioco, Tim Kaine, Chris Taylor e Jess Heining svilupparono insieme un sistema basato su sette caratteristiche: Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility and Luck. Sistema che inizialmente Tim Kaine chiamò Ace Lips. Fu Jason Suin a far rendere conto al team che le lettere potevano anagrammare anche la parola Special, che suonava decisamente meglio. Immaginatevi se lo slogan fosse stato "Cosa ti rende Ace Lips?". Ed è una curiosità che mi ha sempre affascinato per via del fatto che non hanno forzato il sistema di gioco per adattarsi all'acronimo Special, ma è stato tutto completamente un caso.